Buongiorno mondo. Buongiorno. Ferragosto alternativo, lunga camminata per il centro storico di Roma. Tanti sono i modi di girare Roma. Noi abbiamo scelto forse quello più diffuso, ai tempi dei pellegrini, a piedi, lentamente ma costantemente, in tutte le strade del centro storico. Il nostro giro parte seguendo il perimetro alto, quello del Vaticano, delle mura leonine, volute da Papa Leone IV, proprio per contrastare i continui attacchi dei saraceni. Ma queste mura fino a dove arrivano? Beh, queste in particolare arrivano fino a Castel Sant'Angelo, che è dopo Via della Conciliazione, una delle nostre prime tappe. Vennero inaugurate il 27 giugno dell'852 e lo stesso Papa le percorse a piedi nudi, invocando la protezione divina sulla città eterna. Indicativamente quanto sono lunghe? Più o meno 3 chilometri. La Basilica di San Pietro è la chiesa più grande del mondo e occupa un'estensione di 23.000 metri quadrati. Circa un secolo per poterla costruire, e parteciparono a questa impresa personalità del calibro di Bramante, Bernini e Michelangelo. Per realizzare lo scavo, il basamento della basilica, furono spostati circa 1 milione di metri cubi di terra. A volere questa basilica fu Papa Giulio II, ma qui sorgeva una antecedente Basilica di San Pietro, voluta dall'imperatore Costantino, convertito nel 319 al cristianesimo. È proprio in quel periodo che l'imperatore romano Costantino mise fine alla persecuzione in tutto l'impero nei confronti dei cristiani, addirittura facilitando la trasformazione della religione cristiana in religione di Stato. Tutta questa costruzione è l'unica vera pietra, è Pietro appunto, voluto da Cristo come punto di partenza della nuova rivelazione. Sorge qui perché si racconta che questo terreno fosse occupato principalmente da uno stadio in epoca romana, nel quale vennero spesso anche eseguite delle, diciamo, uccisioni nei confronti di cristiani. La basilica alle nostre spalle, stiamo percorrendo Via della Conciliazione. Come mai si chiama Via della Conciliazione? Perché nasce nel 29 dopo il concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa, quindi la conciliazione tra le parti, in cui viene riconosciuto uno Stato sovrano appunto, e quindi questa strada buttata da Mussolini è l'esempio di quel momento. Questa monumentale via nasce per volontà del duce Benito Mussolini proprio, ad opera di Piacentini, l'architetto del regime, con l'intento di aprire una visione trionfale della Basilica da lontano. Prima di questa strada invece cosa avevo visto? Il quartiere di Borgo, con infinità di case. Non ti saresti accorta della piazza? Una volta. L'avresti vista spalancarsi di fronte a te dopo una stradina stretta. 600.000 metri cubi di detriti e più di 1.300 famiglie furono sfrattate per volontà del regime per dare avvio alla costruzione di questa imponente strada. Lasciando Piazza San Pietro, Via della Conciliazione, siamo arrivati a Castel Sant'Angelo. Facile vedere il passetto, cioè il corridoio segreto attraverso le mura con il quale il Papa raggiungeva la fortificazione scappando da San Pietro. È sempre stato un castello pontificio? No, no, no. È chiamato anche Mausoleo di Adriano, quindi ovviamente fu eretto dall'imperatore, attributo alla sua famiglia. Da Castel Sant'Angelo ovviamente prendiamo il Ponte dell'Angelo, che oggi è straordinariamente vuoto. Si chiama Ponte dell'Angelo perché c'è un angelo alla sommità del castello. E lungo il Tevere che andava lento lento. Una volta superato Ponte dell'Angelo, lasciamo la Roma cristiana e iniziamo, seguendo il lungo Tevere,
verso la Roma rinascimentale o la Roma politica. Ciao. Mi sa che c'ha ragione. E cammina. La grande bellezza. Parte 2. Piazza Navona. Ma mai questa piazza però si chiama Navona? Allora, qua sul nome c'è da dirti due cosine. Navona perché? Tutti questi palazzi sorgono attorno a quelli che sono nelle fondamenta gli spalti di uno stadio romano, lo stadio di Domiziano. La pista, per essere chiari, è la superficie della piazza odierna. Essendo un antico stadio, come dicevo, il termine latino per definirlo era agones, che vuol dire giochi, e da lì agona, agones, Navona, piazza Navona. Tre fontane adornano questa meravigliosa piazza. La prima è la fontana del Moro, detta così per l'etiope che lotta con un delfino. L'altra fontana, detta del Nettuno, sempre di Giacomo della Porta, fontana dei Calderari, e l'imponente fontana dei Quattro Fiumi, disegnata da Gian Lorenzo Bernini e in parte realizzata da lui e dai suoi collaboratori. Il Danubio con il cavallo ad indicare l'Europa. Il Gange con il suo remo e il dragone. E velato il Nilo. E per l'America il Rio della Plata con l'armadillo e la statua con il braccio sollevato. Questa invece è la chiesa di Sant'Agnese. Corretto, Sant'Agnese. Sì, qui si racconta che alla fine del III secolo venne giustiziata la giovane martire durante le persecuzioni. Ad opera dell'architetto Borromini, l'altra archistar della Roma barocca, guarda proprio in un faccia a faccia la maestosa fontana di Gian Lorenzo Bernini. Questa cosa, ma la storia della statua che si copre la faccia per non vedere praticamente la facciata del rivale, è vera? No, perché quando la fontana viene edificata la facciata ancora non c'era. La statua del Moro che lotta col delfino. Per lasciare Piazza Navona e la chiesa di Sant'Agnese vorrei raccontarti una leggenda, comunque un racconto inerente al martirio della santa. Dopo essere stata uccisa, martirizzata, Agnese venne esposta nuda all'udito del popolo. Bene, i suoi capelli miracolosamente cominciarono a crescere così tanto sino a ricoprirla tutta e quindi rivestirla per togliere il suo corpo nudo dalla vista di tutti. E adesso dove andiamo? Ti porto, secondo Stendhal, verso quello che è il reperto storico più bello del mondo, il Pantheon. Stanca? Assolutamente no. Ma l'iscrizione sull'architrave che cosa significa? Lo fece costruire Marco Agrippa, figlio di Lucio, nel terzo anno del suo consolato. Significa questo? Significa questo. Ok. Risale al 27 a.C. e Marco Agrippa lo fece edificare in onore delle divinità planetarie. Pantheon vuol dire proprio tutti gli dei. Oggi è una chiesa cristiana. Questa mattina in versione molto ginnica noi non abbiamo, diciamo così, l'outfit idoneo per entrare in una chiesa consacrata. Però torneremo, il Pantheon è noto a tanti e a lei piace da morire. Io l'adoro. Adesso voi non ci crederete, ma io comunque, nonostante il parere contrario del Comitato Tecnico Scientifico, sono ancora qui nel mio ufficio a lavorare. Sto pensando a quando potervi concedere nuove aperture. Presidente Conte a parte, il vero gioiello qui è la colonna traiana, maestosa e straordinaria, una sorta di fumetto dell'antichità. La colonna traiana è stata edificata per celebrare la vittoria di Roma sulla Dacia, l'attuale Romania.
e in una sorta di fumetto antelitteram proprio ripercorre tutti i momenti salienti di questa conquista. Neanche a dirlo, di fronte alla galleria intitolata al grande e vero signore di Roma, Albertone Sordi. Au. Voluto da Papa Clemente XII, questa imponente fontana rappresenta l'oceano, o meglio, c'è una grande scogliera sovrastata proprio dalla statua di Oceano. Due statue a fianco sono la salubrità e l'abbondanza. Sta qui dal 1732 circa. Che gran mano gli ha dato Fellini e la sua dolce vita. Marcello! Piazza di Spagna e in fondo arriveremo alla scalinata di Trinità dei Monti. Adesso mi spieghi perché Piazza di Spagna a Roma. Perché c'è l'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede lì, da sempre. Piazza di Spagna per l'ambasciata di Spagna. Venne edificata sotto il pontificato di Innocenzo XIII, sotto la supervisione e i lavori dell'architetto De Santis. E in fondo ci troviamo la barcaccia a opera del padre di Gian Lorenzo Bernini. Pietro Bernini. Questa è un'opera incredibile perché ha dovuto fare i miracoli per far arrivare l'acqua fino qua. Siamo sopra elevati rispetto al normale flusso. Di tuo sicuro interesse, visto l'amore per la moda che hai, sono i 135 scalini, spesso utilizzati come passerella per le più esclusive serate di moda internazionale. Piazza del Popolo, Popolo Square. Due chiese, un obelisco e una mignotta. Questo era Montesano, del film Qua la mano. Questo bestione qua, alto 23 metri, mia cara, è del 1300 avanti Cristo. Cioè sta qui da una quantità esagerata di tempo. Di vite. L'obelisco di Piazza del Popolo è il primo ad essere stato portato qui dagli imperatori nel 10 avanti Cristo. E quindi fa di lui il più antico tra gli obelischi romani. Ma cos'è? Una cappella di famiglia questa? Io, bellissima. Ascensori? Non mi dice molto che famiglia è Ascensori, non lo so. Scritto ATAC, secondo me è un ascensore, vecchio stile. Ah! Relax al pincio.